Ben ritrovati con una nuova puntata di Web TV Fise Lombardia. Ci troviamo nel quartier generale di Filippo Moyerson e con lui oggi inizieremo una serie di appuntamenti nei quali ci consiglierà una serie di esercizi per migliorare l'assetto del cavaliere. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo un po' di quelle che sono le osservazioni, le correzioni che l'istruttore deve fare a un allievo mentre fa un esercizio. Cioè utilizziamo un esercizio, ci sono moltissimi esercizi che si possono fare con piccoli salti nella ripetizione del galoppo, ma quello che è importante è prima di tutto mettere i cavalli in una buona situazione prima di iniziare, per cui lavorarli bene. E nel lavorare bene un cavallo bisogna prima avere un cavallo nel buon equilibrio rilassato, poi bisogna iniziare a ginnasticare il corpo del cavallo con delle cessioni alla gamba, con cenni di spalle in dentro e maggiore flessione sui piccoli circoli. E solo dopo che avremo un cavallo più ginnasticato potremo creargli maggiore impulso e avremo una migliore qualità del galoppo. Il problema grosso è che si iniziano gli esercizi con dei cavalli ancora in disordine, per cui si pensa che l'esercizio possa servire per riordinare il cavallo, invece questo è sbagliato. Bisogna prima avere un cavallo ben ordinato, con un assetto corretto, e poi facendo l'esercizio in maniera ripetitiva si possono curare i piccoli dettagli. Guarda avanti, scendi bene col tallone, in questo caso devi pigiare un po' di più sulla staffa destra quando poi la curva è a destra. Oggi utilizziamo un in-out con due piccoli salti che sono distanziati, mi sembra 2,80 m, 3 metri, insomma, tre buoni passi. E questo esercizio viene ripetuto su un 8, per cui dovremmo curare bene di arrivare perpendicolari, dovremmo curare bene l'assetto del cavaliere sul salto, che non deve avere dei movimenti forzati, ma deve seguire il movimento del cavallo in maniera molto morbida, ma in maniera molto corretta. E su questo dobbiamo essere molto rigorosi anche sullo sguardo del cavaliere, molto rigorosi sulla curva che viene fatta prima dell'in-out e soprattutto dopo l'in-out e tutto il circolo che viene fatto in maniera ripetitiva. Ripetiamo l'esercizio, abbiamo alzato un po' i due piccoli salti e in questo caso dobbiamo avere la cavalla con abbastanza impulso. Qui andava abbastanza bene, però la vorrei avere con un po' più di impulso, per cui il cavaliere nella curva prima del salto deve aiutare il cavallo con la gamba esterna per mantenere un po' di più impulso. Qui va bene, ma il cavaliere si è un po' sfilato all'esterno ricevendosi, deve ben pigiare sulla staffa interna. In questo caso accompagnare bene il cavallo con la gamba esterna e pigiare sulla staffa interna per fare una curva dopo l'esercizio con una maggiore flessione del corpo del cavallo, cioè non girare troppo sulle spalle. Guarda avanti. Allora, abbiamo visto che durante l'esercizio ci sono delle cose da correggere. Il salto è abbastanza corretto, è una buona ginnastica per il cavallo, una ginnastica blanda nella ripetizione, ma quello che è importante è la correzione dell'assetto del cavaliere per permettere una migliore traiettoria, non solo prima del salto, ma anche dopo il salto. Prima del salto abbiamo bisogno un po' più di impulso, per cui il cavaliere avrebbe bisogno un po' più l'accompagnamento con la gamba esterna, perché in curva l'impulso viene dato con la gamba esterna, soprattutto. E dopo il salto abbiamo bisogno di flettere leggermente il cavallo, di recuperare un po' più di equilibrio. Se il cavallo girerà sulle spalle, avrà una qualità di galoppo subito sul salto successivo non buona, per cui nella ripetizione a casa abbiamo bisogno di fare bene la curva anche dopo il salto, di modo da poter poi dopo intraprendere bene, in maniera corretta, la traiettoria al salto successivo. In questo caso avremo bisogno maggiore peso sulla staffa interna, perché altrimenti il cavaliere rimane sbilanciato all'esterno, e rimanendo sbilanciato un po' all'esterno invita il cavallo a chiudere un pochettino la curva, invece deve
mettersi ben centrato sul cavallo, per cui nella curva pigiare un pochettino più sulla staffa interna per rimanere bilanciato sulle due staffe, perché è chiaro, la forza centrifuga ti spinge un po' all'esterno. Così facendo, il cavallo automaticamente è aiutato a correggere la curva dopo il salto. Bisogna essere molto pignoli, molto rigorosi, non si può fare l'esercizio senza curare questi dettagli, che sono quelli importanti, devono diventare un'abitudine, perché poi dopo in percorso il cavaliere ripete l'abitudine che ha a casa durante la preparazione, durante i piccoli esercizi. Diventa molto difficile correggere l'assetto quando è non corretto in percorso, se a casa non viene continuamente e in maniera molto rigorosa e insistente da parte dell'istruttore per avere un buon risultato.